Ma non appena al ciclope il vino ebbe vinto i pensieri, ecco che allora mi volsi a lui con parole di miele. Chiedi il glorioso mio nome, o ciclope, ed io certamente te lo dirò. Ma tu un dono concedimi come promesso. Il nome mio è Nessuno. Nessuno mi chiamano infatti, tanto la madre che il padre, e sì gli altri tutti i compagni. Nell'episodio dedicato al personaggio di Polifemo assistiamo a una cosa particolare. Per la prima volta il multiforme Odisseo, colui che continua a cambiare identità, a recitare dei veri e propri personaggi nel corso del poema, quindi a fingere e ingannare tutti, per una volta si inganna, ma perdendo tutte queste personalità, diventando nessuno, annullandosi completamente. E questa sarà la chiave per potersi salvare. Purtroppo, proprio sul finale, sul più bello, quando ormai è al sicuro sulla propria nave e non immagina che il papà di Polifemo, cioè il collerico dio Poseidone, potrebbe vendicarsi, la hubris, la tracotanza di Ulisse ha la meglio e quindi non riesce a non rivelare al gigante accecato il suo nome, e questo sarà causa di grandi sventure. E se qualcuno, o ciclope, in mezzo alle genti mortali, ti domandasse perché ignobile strazio dell'occhio, digli che te l'accecò Odisseo, eversore di rocche, figlio che nacque all'Erte e in Itaca a proprie dimore.